con un clamoroso 5-0 la Turris alla meglio nella disputa contro il Roccella. Buona giocata da parte del Roccella nel quarto d'ora iniziale, ma che prenderà poi un'altra piega, quando al 20° Celiento sulla sinistra con un gros basso taglia tutta fuori la difesa ospite, accorre Addessi e trova il gol. Lo stesso Addessi che 4 minuti più tardi elude l'intervento dei rientranti centrali avversari e poi fa secco con un sinistro scuffia in uscita per il 2-0. Il terzo gol arriva dopo appena 3 minuti, lancio a tagliare l'area di Celiento, aggancio volante di Longo che col destro fa giungere la palla all'incrocio dei pali. Il gol del numero 11 di casa al 36°, dopo essersi guadagnato un rigore penetrando in area da sinistra e costringendo Cordova, ammonito nell'occasione, alla spinta alle sue spalle. Nell'ultima azione improvvisa Strumbo che nulla può al terzo minuto di recupero sul pallonetto vincente ancora del capocannoniere del girone Longo, su bel servizio in profondità del neoentrato Lagnena.